Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Quest'oggi grazie a donorbuy.it, un sito molto interessante, affidabile ma soprattutto che vi darà 24 mesi di garanzia, e al gruppo di acquisto Sconti Cina possiamo fare l'unboxing del nuovo Xiaomi Mi 5S, un device ancora in anteprima, quindi in pre-order. Andiamo a vedere insieme quello che troveremo all'interno della confezione, ma soprattutto le linee e come è stato costruito questo nuovo dispositivo di casa Xiaomi. Andiamo immediatamente a vederlo insieme. Finalmente ragazzi ci troviamo di fronte alla confezione del nuovo Xiaomi Mi 5S. Al suo interno non c'è molto, in quanto andando a rimuovere la parte superiore, come vedete, troviamo immediatamente lo smartphone. Poi sotto qui, sotto questo comparto, ho trovato i manualini di istruzioni in lingua cinese, la classica scatolina dove troviamo lo spillino per rimuovere il carrellino delle SIM, un cavetto Type-C per la ricarica e il caricabatterie con attacco cinese 12V 1,5 A per andare a ricaricare in modo rapido il nostro smartphone. Dopo aver provato mesi fa lo Xiaomi Mi 5, questo Mi 5S si presenta con un materiale diverso. Infatti nel retro non troviamo il classico vetro come nelle versioni che abbiamo già visto, ma è tutta la back cover costruita in alluminio. Alluminio di buonissima qualità, non si sporca molto, ma soprattutto è ben costruito, ben assemblato, come in tutti i dispositivi che siamo abituati ad utilizzare della famiglia Xiaomi. Il design è molto simile, ma non fatevi ingannare, è aumentato di misure. Infatti è di 70.3 x 145.6 x 8.3 mm di spessore. È cambiato anche il peso, passando da 139 a 145 grammi. Cambiano i pesi, cambiano le misure e cambia anche l'amperaggio della batteria, passando da 3000 a 3200 mAh. Nella parte frontale troviamo i vari sensori di prossimità e luminosità e la fotocamera e la capsula di sistema. Il display da 5,5 pollici con tecnologia Full HD di ottima qualità come la versione precedente è soprattutto molto luminoso il sensore con un ottimo trattamento olofobico. La vera novità resta nella parte frontale, dove troviamo il nuovo sensore per lo sblocco del dispositivo, che dovrebbe essere più veloce con una miglior tecnologia rispetto alla precedente. Noi ragazzi ci vediamo fra qualche giorno per la recensione completa. Prima lo vorrò provare e testare a fondo per capirne effettivamente i pregi e i difetti e soprattutto valutare se vale la pena passare alla nuova versione oppure acquistare ancora quella vecchia. Ci vediamo fra qualche giorno. Ciao!